Siamo a Torino in piazza Baldissera. Andremo insieme ad alcuni tecnici di RFI sotto corso Principe Oddone a vedere quella che dovrebbe un giorno essere la stazione d'ora del passante ferroviario. E insieme alla fermata d'ora del passante potremo vedere il tunnel scavato pochi metri sopra la stazione di grandi dimensioni e inutilizzato. È quello dove si ipotizza di far passare il sottopasso veicolare che renderebbe più scorrevole il traffico caotico di Piazza Baldissera. Ma cominciamo a scendere. Si scende per 18 metri perché la stazione è stata scavata sotto la Dora Riparia, che poco oltre confluisce nel Po. Siamo arrivati a 18 metri sotto il suolo, sopra di noi Corso Principe Oddone, questa sarà la futura stazione d'ora del passante ferroviario. Come vedete molte opere sono già state fatte, le banchine e anche i vani per le scale mobili. Questo è uno dei futuri ascensori della stazione d'ora. I lavori nella stazione d'ora del passante sono stati realizzati fino al 2009, quando è entrata in funzione la galleria. Per terminarli e aprire la stazione al pubblico, RFI ha sviluppato il progetto definitivo che prevede anche il completamento della stazione Zapata e un investimento di 50 milioni di euro. Se si troveranno i finanziamenti, le stazioni potrebbero essere aperte nel giro di 3 anni. E siamo ora dunque saliti di qualche metro, a 10 metri sotto il livello della strada. Sentite ancora il rumore dei treni. Questo è il tunnel enorme e inutilizzato che arriva fino alla stazione Rebaudengo, passando dunque poco più in là sotto Piazza Baldissera. È alto circa 7 metri e largo una trentina, diviso da una parete. Uno spazio al momento abbandonato a se stesso, ma che potrebbe in circa 3 anni e con i dovuti adeguamenti trasformarsi nell'agognato sottopassaggio che risolverebbe gli ingorghi che si creano ogni giorno nella rotonda.